10 minuti, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Noi invece resteremo in aula e voteremo questa mozione di sfiducia, perché in se stesso non è una mozione di sfiducia per quanto possa essere individuata nella persona del Ministro Lotti alla persona, ma è un sistema. Ed è evidente agli occhi degli italiani il sistema che avete cercato di costruire e che avete portato avanti negli anni del governo Renzi e che ancora oggi continua a vivere sotto le mentite spoglie del governo Gentiloni. Un sistema che intreccia in maniera disgustosa per chi guarda l'interesse della cosa pubblica, interessi privati, una brama di potere smisurata e un meccanismo familistico che si vincola a rapporti parentali come in Italia non se n'era mai visto. Come se ne è visto invece nei paesi che abbiamo definito sempre nel tempo sottosviluppati o a democrazia limitata. Questa è l'immagine che voi in questo momento state proiettando del paese e del governo all'esterno. E ha voglia il Presidente Gentiloni a recarsi in Europa e a chiedere credibilità o a spendersi per assurgere a discontinuità rispetto a un sistema? Il sistema alla fine gli appartiene, perché lei fa parte del ministro, fa parte del governo Gentiloni, come tutta l'altra compagine dei ministri, fotocopia rispetto al governo precedente. Vedo con piacere che per questa circostanza ci sono più ministri che sedie in quest'aula. Manca una figura, Presidente Grasso, la sottosegretario Boschi. Evidentemente non ha ritenuto di esporsi in questa circostanza, perché altrimenti questo fiore con tutti i suoi petali sarebbe stato completo, o comunque molto più completo rispetto al singolo petalo Lotti, questo giglio magico. Perché è questo quello che avete costruito, e non è un'invenzione retorica della politica che stiamo facendo adesso qui in aula, è ormai immagine consolidata che appartiene e che caratterizza il governo, prima Renzi e adesso Gentiloni. Il giglio magico, questa fantomatica e questa purtroppo esistente sottostruttura di potere che avete creato e con la quale avete e cercate e continuate a sottomettere, a soggiogare parte del paese, sia condizionando la stampa, sia condizionando o gestendo i sistemi economici. E ben venga quindi questa mozione di sfiducia. Io francamente, solo a vedere i titoli che appaiono sui giornali, Papà Tiziano, Lotti e generali, tutti i volti dell'inchiesta Consip, roba da mostro di Firenze, cioè ci sono dei titoli di giornale che sono veramente imbarazzanti per qualsiasi governo. Eppure, nonostante ciò, la parte politica che esprime questa maggioranza di governo, il PD, o meglio il partito di Renzi, riesce a trovare delle giustificazioni che le diano una ragione per rimanere al suo posto al governo, nonostante l'imbarazzo evidente che c'è tra le fila di maggioranza. E questo è quantomeno sintomatico del livello di degenerazione che ormai caratterizza il Partito Democratico e la maggioranza di questo governo. L'importante è rimanere attaccati alla poltrona, perché se doveste per disgrazia andare al voto oggi, gli italiani vi punirebbero, altro che il 60-40 del referendum costituzionale, altro che le batoste che avete già preso nelle elezioni amministrative. Il governo cadrebbe in un minuto, non riuscireste a ritornare al governo, e questa è la ragione che vi tiene lì incollati, con situazioni che però sono, come dicevo, quantomeno imbarazzanti. Perché se si sta parlando di qualcosa, ricordiamone anche i numeri. Stiamo parlando di una convenzione che vale 2 miliardi e 700 milioni di euro, su cui aleggiano non solo gli spettri, ma le certezze di un'indagine che sta portando a galla un sistema di gestione di potere in cui lei, ministro Lotti, è indagato per rivelazione e favoreggiamento e rivelazione del segreto d'ufficio. Non una cosa banale. In altri paesi ministri indagati per molto meno si sono dovuti dimettere, semplicemente per l'opportunità di non trasferire
la propria cattiva immagine su quella dell'intera compagine di governo. Il problema è che è talmente tanto degenerata la vostra azione politica che fate passare anche questo per normalità. Mi viene in mente un po' un'imbarazzante intervista che oggi un cronista a voi molto caro, Rondolino, lasciava su qualche televisione oggi pomeriggio. Stavamo parlando della sicurezza, si parlava di sicurezza. Il problema della sicurezza non esiste, sono gli italiani che guardano troppo la televisione e si fanno influenzare. È la stessa visione che volete dare del governo. Il problema della corruzione, degli intrecci, del giglio magico, dei rapporti coi parenti, del meccanismo dei babbi, Babbo Renzi, Babbo Tiziano, Babbo Lotti, Babbo Boschi, è un'invenzione mediatica. Guardate troppo la televisione e quindi, italiani, state sereni, perché questa situazione non esiste affatto, anche se le indagini stanno portando a galla un sistema che, completo di intercettazioni telefoniche, è quantomeno sconcertante, per non dire sconfortante. Ma nonostante tutto ciò, lei, Ministro, non sente il dovere di farsi da parte. E le incongruenze appaiono oggettivamente enormi, tanto lei quanto la sua controparte, in questo caso che dovrebbe essere già denunciata per calunnia, Marroni, venite dallo stesso giglio magico renziano, uno dice una cosa e l'altro ne dice un'altra, ma non esiste una querela, non esiste una sua presa di posizione che porti a dire che Marroni sta infamando. È evidente che c'è qualcosa che non funziona, ma abbiamo già chiaro dove andremo a finire, dove andrete a finire, perché Marroni sarà scaricato, lei sarà salvato, perché non si può permettere al Parlamento di togliere un petalo del giglio magico, perché altrimenti l'intero giglio sfiorisce e sappiamo che i fiori quando sfioriscono puzzano. E non ci si può permettere quindi di perdere un petalo. Quindi Marroni stia sereno, ormai i suoi giorni sono segnati, anche se ancora l'altro giorno rilasciava un'intervista quantomeno curiosa per una persona che dovrebbe essere rimossa semplicemente per aver detto il falso, essendo un rapporto fiduciario. Diceva Marroni: e perché dovrei dimettermi? Per avere fatto il mio dovere? Per avere fatto risparmiare allo Stato con le nostre gare 3 miliardi di euro? Beh, le ragioni per le quali dovrebbe dimettersi dovrebbe conoscerle bene, anche nello stesso modo di andare a dire curiosamente, incontro la gente, incontro più o meno tutti, mi chiedono favori, li scrivo sui pizzini e poi dopo li butto. Ma chi avete messo a gestire la più grande stazione appaltante d'Italia? O lo rimuovete, oppure lei, Ministro Lotti, racconta il falso. Uno dei due dice il falso. È evidente. Le indagini avanzeranno, ma il discredito sul governo c'è già. C'è già. E lei più sta in quella posizione, più discredita il governo. E fino a qui potrei anche avere una soddisfazione politica. Il problema è che il discredito del governo si trasferisce sull'intero Paese. E voglio vedere gli sforzi che dovrà fare il prossimo governo a riprendere la fiducia, non solo dei cittadini, ma anche di coloro ai quali poi chiediamo lo sforzo di pagare le tasse, la gente onesta, perché se l'onestà non alberga nel governo è difficile riuscire ad essere credibili quando si pretende onestà al Paese. Questo è il discredito che dovrebbe preoccupare chi governa nell'interesse dei cittadini. Ma abbiamo visto che l'intreccio va ben oltre e sono già anni che compaiono articoli sul giornale del 2014, del 2015. Il padre di Lotti firmò il mutuo per il padre di Renzi. Niente da dire, salvo che il padre di Lotti lavora in una banca che ha prestato soldi al padre di Renzi per una società che è fallita con un mutuo garantito da Fini Toscana. E ancora una volta chi ha pagato? I cittadini, perché quelle imprese che sono fallite hanno preso soldi che sono stati ripagati dai cittadini, non dalla responsabile e colpevole mano che ha firmato quei fidi, non dalla responsabile e colpevole mano
quella di un suo congiunto che è andata a dare quei soldi su un rapporto evidentemente parentale, perché non c'erano le condizioni per dare quei soldi se l'azienda è fallita solamente qualche mese dopo. Ma questo basterebbe per dire che non siete titolati, non avete quella maleodorante superiorità morale di cui vi ammantate per stare al governo, perché queste schifezze in un paese normale non consentirebbero l'accesso neanche all'amministrazione di un condominio. Voi invece oggi siete al governo e fate finta di niente, e pensate che si possa far finta di niente. E la vostra parte politica sbeffeggia quando si sollevano queste obiezioni, anziché preoccuparsi di dover riprendere la fiducia dei cittadini. Giustifica, Presidente, loro giustificano, pensando che con questo possano essere creduti all'esterno. Quello che state facendo è state coltivando il discredito verso questo governo che volete arrivi fino al 2018. Ma di questo passo non arriva neanche al mese di settembre, e ce lo auguriamo, perché il discredito con il quale vi state ricoprendo nel Paese solleverà un'onda tale che vi sommergerà, ed è solo questione di tempo. Idem De Girolamo, Cancellieri, Lupi, e ce li ricordiamo questi nomi, li avete fatti dimettere. Ma mi viene in mente quando è stato fatto dimettere il ministro Lupi, e lo dico a chi della maggioranza NCD, o come diavolo oggi si chiama, intende poi votare contro la mozione di sfiducia. Recitava un articolo: perché le dimissioni di Lupi sono una vittoria di Renzi? Sono una vittoria di Renzi perché questo conferma il suo doppio pesismo. E in effetti Renzi, nello stesso tempo, umilia ancora una volta NCD dimostrandone l'irrilevanza. Tantomeno NCD è credibile, tanto più è condannata a sopravvivere attaccata alla maggioranza come una cozza attaccata allo scoglio. Il Premier sa bene di non avere nulla da temere da quella parte. Alfano stesso, pur di non lasciare il governo, venderebbe non solo Lupi, ma anche la sua anima al diavolo. Aggiungo, se solo Satana fosse interessato a comprarla, essendo di seconda mano. La realtà dei fatti è che voi ancora oggi vi piegherete, ma questa volta neppure per interesse di un vostro compare di partito, ma per sostenere un sodale di Renzi, fondamentale al suo sistema di potere, e per garantire a voi una sopravvivenza politica che ormai assomiglia a quella di una candela che è arrivata a meno di un centimetro dalla fine dello stoppino. Però andate avanti così. Bene, ministro Lotti, lei sa chi è Giovanni Colangelo, vero? Se se lo fosse dimenticato, se qualcuno questo nome fosse sconosciuto, Giovanni Colangelo era procuratore della Repubblica presso la Procura di Napoli e qualche giorno fa rilasciava un'intervista al Corriere della Sera nella quale il cronista gli chiedeva: ma lei cosa ne pensa sostanzialmente del suo pensionamento, che non è stato applicato ad altri magistrati, ma che il governo ha voluto esplicitamente per una certa fascia di magistrati? E rispondeva: le ripeto, non voglio alimentare illazioni. Certo, la coincidenza temporale è un dato oggettivo. Ma qual è la coincidenza temporale? Costui è il magistrato che ha aperto il filone di indagini di Napoli sulla Consip, che voi avete voluto con questo sistema far fuori, cercando di mettere una pietra sopra questa indagine. Perché, come era già stato svelato dalla Verità parecchi mesi fa, Babbo Renzi ebbe ad inquietarsi quando si seppe e quando fu noto che un'indagine era stata aperta sulla Consip a Napoli, perché sapeva benissimo quale rischio correva se l'indagine si fosse estesa. E poi c'è stata questa famigerata magnifica fuga di notizie con le microspie, eccetera, di cui le cronache ci hanno ben riportato. E avvia la conclusione, il tempo va a scadere. Questo, Presidente, vede, è un meccanismo, e noi il meccanismo lo vogliamo smontare. Ormai è evidente che esiste una distanza abissale tra i vostri giochi di potere
e il paese reale, quello fatto dagli artigiani che non arrivano a fine mese, quello fatto dai terremotati che non hanno ancora oggi una soluzione ai loro problemi, quello fatto dai cittadini che se ne debbono andare all'estero. Ministro Lotti, scende in un bar qualsiasi di piazza, senza scorta e senza nessuno attorno, e spieghi che è normale, quando si va al governo, portarsi dietro i parenti, gli amici, i fedeli e i famigli, e che è normale che un proprio congiunto parente debba prendere e lasciare il telefono fuori di casa per incontrare altre persone, e che è normale avvisare coloro che sono sodali, che sono sotto indagine e quindi debbono stare attenti a parlare. Gli spieghi che è normale questo stile di vita e vedrà cosa le dicono. Questo è il sistema che vi siete cuciti su misura addosso. E Presidente Grasso, non se ne rendono conto. Non se ne rendono conto. E questa è la cosa più allucinante. Lei sarà salvato oggi. Perché qua dentro, come dicevo prima, c'è una maggioranza che ha tutt'altro che voglia di andarsene a casa. Qui dentro c'è una maggioranza che sa benissimo che nel momento in cui dovesse dispiacere a Renzi non sarebbero più ricandidati. Ma stia sereno, Ministro Lotti, perché comunque la scadenza della legislatura arriverà. E quando i cittadini capiranno, e capiranno fino in fondo, quale rischio hanno corso col governo Renzi e quali incertezze staranno ancora oggi nel tagliare la spina, nel tagliare queste radici, il governo Gentiloni, allora sì che sarete sommersi dall'infamia, che è ben oltre quella che oggi questa mozione le sta portando davanti. Sia responsabile, si faccia da parte prima che tutto travolga anche il Paese.